44 e la 342. Abbiamo però sicuramente migliorato l'efficienza dell'attuale intersezione, raggiungendo dei livelli prestazionali dove potrà sì verificarsi la coda, ma non si verifica, o il blocco dell'intersezione, ma con una frequenza che è trascurabile rispetto alla frequenza che si verifica oggi. L'altro aspetto che è sempre molto importante quando si vanno a fare degli interventi stradali, occorre anche stare attenti a qual è il livello di efficienza e di miglioramento che si ottiene. Voi immaginate che quando noi abbiamo un sistema stradale è simile a un sistema di corsi d'acqua, un sistema di canali oppure a un sistema di fili elettrici quando noi facciamo scorrere la corrente all'interno di questi fili o di questi canali. Quindi il traffico è uguale a un fluido che scorre all'interno di un condotto. Se io vado a rendere troppo veloce un'intersezione o un tratto stradale o anche del traffico attratto da altre zone che alla fine mi va a bloccare l'intersezione. Avevo anche riferimenti, anche gli studi a cui faceva riferimento lo sindaco Bagnato, alcuni di questi dimostravano che certe soluzioni andavano ad incrementare il traffico a tratto, per cui in partenza è molto più inquinante di un veicolo in transito. Un veicolo in movimento muove l'aria e quindi anche gli inquinanti riescono a dissolversi meglio nell'atmosfera, e questo era un problema che si era avuto anche a Pescate quando si pensava di aprire il terzo ponte. Il comune di Pescate era molto preoccupato per le ricadute ambientali che avrebbe portato al terzo ponte, ma le analisi che poi hanno fatto sugli inquinanti che vivono nella zona erano notevolmente diminuiti. Prima avevano il semaforo con tutti i veicoli fermi in colonna, dopo erano dei veicoli in transito, un veicolo a motore caldo in transito ha proprio un'emissione di CO2 molto più bassa di un veicolo che deve fermarsi e ripartire. Sempre sono costretti a percorrere dei giri attorno alle rotatorie per poter entrare nella loro cittadina. E anche questo è stato un aspetto che ci ha portato a fare delle importanti valutazioni da un punto di vista progettuale. Era molto facile andare a fare un bel cerchio col compasso modello Giotto e costringere chi doveva uscire da Cernusco per andare ad esempio a Lecco piuttosto che a Montevecchia ad andare a girare la rotatoria in corrispondenza della rotatoria sud. E anche questa è stata una delle richieste che fortemente ha avuto l'amministrazione comunale, che è stata recepita all'interno del progetto. L'altra considerazione poi molto importante che dobbiamo dire è che questo progetto non è di preclusioni verso altre soluzioni. Cioè noi andiamo a realizzare un intervento che lo definiamo step A, step B, step C, oppure intervento giallo, bianco, verde, se lo vogliamo dare delle caratteristiche.